Buonasera, allora per le interviste che facciamo per conoscere i candidati alla presidenza della Regione dell'Umbria, oggi abbiamo un esponente di Sovranità Prima gli Italiani. Buonasera al dottor Simone Di Stefano. Buonasera. Allora parliamo, questo importante nome che avete dato alla vostra lista, Simone Di Stefano, lo ricordo, è anche un componente, uno dei più importanti dirigenti, insieme a Iannone, del movimento politico Casa Pound. Allora, entreremo nel merito delle discussioni di carattere regionale e nazionale, perché ha una valenza nazionale il suo movimento. Allora, a Simone Di Stefano chiedo, perché la scelta di Sovranità Prima gli Italiani? Lo può spiegare agli elettori umbri? Perché noi intendiamo riacquistare la sovranità della nostra nazione, che fino a prova contraria dovrebbe essere sovrano il popolo, così almeno dice la Costituzione, mentre invece noi oggi prendiamo gli ordini sostanzialmente da organismi appunto sovranazionali, ovvero che sono oltre la nostra nazione, su cui noi italiani non abbiamo nessun controllo, su tutti l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, insomma questi famigerati organismi che ormai decidono ogni aspetto della nostra vita economica soprattutto e per cui sostanzialmente ogni aspetto della nostra vita. Sovranità vuole appunto riportare le decisioni in patria e sotto il controllo del popolo italiano, per questo la nostra prima battaglia è appunto la sovranità monetaria, ovvero noi dobbiamo essere proprietari della nostra moneta, dobbiamo poter decidere quando stamparla, quanto stamparne, come deve circolare la nostra nazione, per cui insomma ecco, la sovranità vuol dire proprio a nostro avviso la libertà che abbiamo perduto. Prima gli italiani ha un sottotitolo che vuole ovviamente ribadire un concetto, per noi viene prima il nostro popolo, dobbiamo occuparci prima dei nostri interessi piuttosto che di quelli degli altri. Un esempio su tutti è con l'emergenza immigrazione, oggi come oggi noi abbiamo in diversi alberghi a 5 stelle o a 4 dei ragazzi che dicono di scappare dalla guerra, ma che in realtà vengono da semplicemente nazioni povere che cercano una fortuna qui che non c'è per noi, figuriamoci se può esserci per loro. E noi vorremmo ecco, che i nostri poveri, appunto i nostri bambini, non venissero secondi nelle liste in graduatorie per gli asili nido, che i nostri anziani non venissero secondi nelle graduatorie per la casa popolare, per le case popolari e così via. Insomma, ecco, per noi essere italiani è un merito e deve anche dare qualche diritto in più rispetto a chi è arrivato per ultimo. Alla luce delle sue dichiarazioni, quindi contestate fortemente la svendita della Breda per 36 milioni di euro a fronte della più alta tecnologia sulle nuove frecce rosse e soprattutto per il fatto che vanta un portafoglio clienti di svariati miliardi e comunque l'azienda vale 2 miliardi stimata da economisti. Certo, quello è il segnale più forte di come noi non abbiamo più voce in capitolo sulle decisioni. Quella scelta fu fatta da Gianni Letta, dal Presidente del Consiglio Letta, quando fu chiamato a Bruxelles, dopo che aveva presentato il suo piano economico, lo richiamarono dicendo ma qui non va bene niente, portaci qualcosa di più concreto, e lui arrivò con questa famosa privatizzazione di Ansaldo Breda, che appunto è per noi una truffa, perché l'azienda ha appunto, come dice lei, un portafoglio clienti ampio, è produttrice di tecnologia avanzata, prodotto il Freccia Rossa e anche il Freccia Rossa 1000, quello nuovo, no? Che tanto è stato diciamo elogiato anche dal Presidente della Repubblica, che ha fatto il viaggio inaugurale, un gioiello che ci porta da Roma a Milano in 2 ore. Ecco, quell'azienda noi l'abbiamo venduta ai giapponesi per seguire le logiche folli della privatizzazione. Eppure lo Stato comunque sulle ferrovie dovrà mettere in futuro dei treni, mentre prima i soldi che spendeva lo Stato per comprare i treni rimanevano in casa perché li comprava da Ansaldo Breda, oggi non li comprerà certo più dai giapponesi di Hitachi che ha comprato Ansaldo Breda, ma sarà costretto a comprarlo dalla Siemens dei tedeschi o dalla Alstom dei francesi, per cui ecco, c'è un interesse molto forte di alcune nazioni che vogliono appunto tramutare l'Italia in un paese che vive di turismo e che non fa più tecnologia avanzata, che non fa più industria, per questo ecco, quello è un esempio lampante di come noi perdiamo costantemente giorno dopo giorno la sovranità. Ecco, sovranità, come si concilia Costituzione Regione, in particolar modo in queste elezioni regionali? Ma in Umbria noi abbiamo un programma che
ricalca sicuramente i punti principali a livello nazionale, che sono prima gli italiani, appunto, ovvero noi vorremmo che nelle graduatorie della regione Umbria gli italiani venissero prima degli altri e non dovessero cedere il posto appunto a chi è arrivato per ultimo, quindi prima gli italiani, stop immigrazione, non possiamo più accogliere queste persone prese in mezzo al mare e portate qui, perché queste persone non scappano dalla guerra. Oggi l'Europa l'ha detto chiaramente, i rifugiati che loro sono disposti ad accettare sono quelli che vengono dall'Eritrea e dalla Siria, per cui noi invece abbiamo alberghi che sono pieni di ragazzi del Mali, di ragazzi della Nigeria, di ragazzi della Tunisia, del Marocco o del Senegal. Non si capisce bene a che titolo a questo punto queste persone siano in questi alberghi a 35 ore al giorno. Dobbiamo invertire la rotta, dobbiamo prendere quei fondi e destinarli alla sicurezza, soprattutto in Umbria, visto che sappiamo benissimo qual è la situazione delle città dell'Umbria. Avete visto Terni, 3 omicidi in pochi mesi, compiuti tutti da extracomunitari, dove da Perugia è stato bacio sottratta alla sovranità appunto dei cittadini, che non la possono più utilizzare perché è diventata una piazza di spaccio a cielo aperto. E poi sovranità comunque anche per la regione ha un programma economico molto forte che prevede la creazione di una banca pubblica di proprietà della regione sul modello dei Länder tedeschi, che hanno tutti una banca pubblica di proprietà appunto regionale, con cui finanziare direttamente la piccola e media impresa, perché la piccola e media impresa oggi non riceve più il credito dalle banche private, che non fanno più il loro lavoro, che è semplicemente quello di prendere i soldi dei correntisti e prestarli poi per fare impresa sul territorio. Ecco, se i privati hanno deciso di non fare più il loro lavoro, noi dobbiamo fargli concorrenza con una banca pubblica, perché i soldi che hanno le banche privati, le banche private nei loro conti, sono soldi nostri e ce li devono semplicemente restituire. Quindi ripeto, se non lo fanno, noi vorremmo avere una banca pubblica di proprietà della regione per finanziare la piccola e media impresa. Chiaro. Allora andiamo sui problemi concreti. Per quanto attiene le acciaierie di Terni, qual è la vostra posizione? Per le acciaierie noi siamo per la public company, che però deve essere partecipata al 51% direttamente dalla regione Umbria. La regione deve intervenire per sottrarre le acciaierie dal controllo dei tedeschi, perché i tedeschi della Thyssen semplicemente hanno voluto occupare un settore, ma poi nella realtà dei fatti vogliono sicuramente chiudere e spostare la produzione nel loro paese, perché l'acciaio è un settore strategico e noi dobbiamo tornare a metterlo sotto il controllo popolare, ovvero sotto il controllo degli enti e della nazione. Non possiamo assistere a appunto quello che vediamo, le acciaierie di Piombino vendute agli algerini, l'Ilva di Taranto fatta fallire e probabilmente svendita agli indiani. Ecco, forse questo è il momento buono che con uno scatto d'orgoglio potrebbe riportare la regione Umbria a controllare le acciaierie. Noi siamo per questa linea, che è una sorta di nazionalizzazione, perché non vediamo altre soluzioni. Allora, parliamo di sanità. La sanità, l'Umbria eccelleva, era un'eccellenza e aveva il terzo posto in graduatoria nazionale. Oggi la sanità, secondo uno studio, è arrivata all'ottavo posto. Secondo lei perché? Sicuramente c'è molto spreco e bisogna razionalizzare, ma questo insomma è in grado di dirlo chiunque. Nella realtà dei fatti questa favola della famiglia Umbra è un incubo, perché se chiamiamo oggi chiunque può fare una prenotazione per un attacco e vedersi rimandato a qualche mese e dover poi pagare anche pesantemente la prestazione. Per cui anche qui c'è un disegno sicuramente che vuole smantellare il sistema sociale pubblico e la sanità pubblica. Noi dobbiamo invertire la tendenza, dobbiamo mantenere assolutamente tutto nel pubblico, evitare che i privati intervengano sulla sanità, però ripeto, razionalizzazione vuol dire anche avere la capacità di cacciare manager incompetenti, la capacità di entrare nelle aziende sanitarie locali e rivedere tutte le posizioni di chi guadagna dai 3.000 euro in su, perché bisogna veramente fare una profonda revisione del sistema. Nella mia ottica però non possiamo neanche immaginare che la sanità sia diciamo qualcosa che possa essere con bilancio inattivo o a bilancio a costo zero, perché se chiunque di noi esce per strada viene investito, arriva un'ambulanza che costa 30-40 mila euro, dove dentro ci sono degli operatori qualificati pagati 3.000 euro l'uno, e quindi non possiamo noi pensare di portare la sanità verso la privatizzazione, che è quello che mi sembra di aver sentito da alcuni
ordine ai concorrenti politici. Dobbiamo mantenere tutto sul pubblico e se vogliamo tagliare gli sprechi bisogna avere il coraggio, e poi questo non viene mai fatto, di cacciare i dirigenti incompetenti. Bene, allora parliamo un altro tema molto sentito dagli umbri, che è quello dei trasporti. L'Umbria è isolata, è difficile collegamento attraverso i treni. C'è chi propone, il centrodestra, di portare una stazione vicino all'aeroporto di Sant'Egidio per l'alta velocità, invece il centrosinistra propone una stazione Etruria 50 km distante dall'Umbria. Qual è la vostra posizione? E poi, per quanto concerne l'aeroporto di Sant'Egidio e la E45, qual è la vostra posizione? Ma secondo me bisognerebbe semplicemente rimettere mano alla nostra gara E45, tra non parlare di una vera e propria autostrada, gratuita ovviamente, non privatizzata, non a pagamento, ma far sì che possa diventare un'arteria di collegamento per chiunque viene magari da Roma e vuole andare nelle Marche senza dover passare per l'Abruzzo. Cioè, nella realtà dei fatti dobbiamo potenziare l'esistente, perché poi ci sono delle situazioni come ad esempio il tratto Fraterni e Foligno, che è addirittura di una sola corsia. Noi dobbiamo concentrarci su ciò che abbiamo senza fare progetti fantasmagorici e quelli di fantasia, e far sì che questo tratto di strada che passa dentro il cuore dell'Umbria sia un tratto di strada ben fatto, un tratto di strada può essere scelto da chi vuole attraversare l'Italia. Oggi non è così, perché sostanzialmente E45 è un cantiere a cielo aperto, buco ovunque, è una situazione incredibile. Dobbiamo fare di più, dobbiamo forse investire proprio tutte le risorse dedicate al trasporto sulla nostra cara vecchia strada. Bene, allora andiamo. Sovranità prima gli italiani. Anche se dice che è oltre la destra, oltre la sinistra, il suo riferimento naturale è la destra radicale. Da più parti io ho sentito, ho letto recentemente che Fiore vi avrebbe proposto un accordo insieme a voi, Fratelli d'Italia, per poter fare un fronte nazional popolare, chiamiamolo così. E invece voi avete scelto non in Umbria ma in altre regioni di stare con Salvini. Qual è la vostra posizione e a quale elettorato voi rivolgete? Allora, la nostra posizione è che appunto a livello nazionale stiamo con Matteo Salvini e inizieremo dal giorno dopo le elezioni a costruire un progetto politico nazionale forte che vuole Matteo Salvini vivere e la contrapporrà a Matteo Renzi. Matteo Salvini sta dicendo esattamente le stesse cose che il mondo della cosiddetta destra radicale dice da tempo, quantomeno coglie appieno quelli che rendono i punti principali, ovvero sovranità monetaria, uscita dall'euro, prima gli italiani, stop immigrazione, sono i tre pilastri su cui si basa oggi l'azione politica di Matteo Salvini, per cui su questo nessuno può pensare di fargli concorrenza o di stare fuori con altre progettualità. Chiunque riconosce Matteo Salvini, la persona che oggi come oggi più di tutte si spende su questi temi, la persona oggi come oggi unica a rappresentare un determinato mondo contro Matteo Renzi, dovrebbe fare la scelta che abbiamo fatto noi, ovvero di partecipare attivamente alla creazione politica di questo soggetto. Starne fuori poi con chi non si sta bene, io non lo so se Giorgia Meloni effettivamente voglia stare fuori dall'euro. In qualche maniera sto sempre con piedi di qua, piedi di là, a vedere dove tira il vento per decidere che cosa fare. È il momento delle scelte chiare e delle scelte radicali. La stessa Forza Nuova non può continuare a stare in un angolo a dire che dobbiamo eliminare l'aborto e il divorzio, perché non stiamo nel 1974, servono delle proposte nuove per un'Italia nuova che deve guardare avanti. Per cui noi il passo l'abbiamo fatto, il progetto è aperto a tutti, chiunque vuole starci e chiunque vede Matteo Salvini leader può venire da queste parti, non c'è bisogno di creare nient'altro al di fuori di questa progettualità, secondo me. Il primo provvedimento che adotterà se dovesse essere eletto governatore dell'Umbria? Ma sicuramente appunto questa revisione delle graduatorie, dire che essere cittadini italiani ha un valore in più e quindi spostare tutti quanti quelli che sono i nostri concittadini in cima e non agli ultimi posti. Poi ripeto, la banca pubblica subito dopo, perché l'economia deve ripartire e può ripartire solo se noi mettiamo in circolo il denaro e mettiamo i soldi in tasca alla gente, perché al di là di tutti i paroloni e di quello che dicono i miei concorrenti, che bisogna andare a cercare gli investitori internazionali,
tutte queste altre baggianate, la ricchezza della nostra regione è qui, è nella nostra terra, nella nostra sapienza, nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura, per cui non dobbiamo far altro semplicemente che rimettere in moto l'economia facendo circolare il denaro per quello che serve, il resto sono chiacchiere. Il sistema elettorale dell'Umbria è stato giudicato da più parti incostituzionale, che si prevede che... Qual è la vostra posizione in merito? La legge elettorale intendevo. Il fatto che ogni regione d'Italia abbia un sistema elettorale a sé stante è veramente buffonesco. Quello dell'Umbria poi vince su tutti perché con basta insomma prendere il 30% dei voti, che è una maggioranza schiacciante, non c'è il ballottaggio, cioè parliamo di sistemi elettorali costruiti ad hoc per chi ha amministrato da sempre questa regione. Io lo spero che il sistema venga in qualche maniera dichiarato incostituzionale, che qualcuno prenda mano al provvedimento a cambiare i sistemi, che democratici non sono per niente. Nel frattempo noi partecipiamo, le regole sono queste, per cui noi ci siamo, ma forse per me, ecco, questo sistema elettorale dell'Umbria andrebbe veramente radicalmente cambiato immediatamente. Infine, un'ultima domanda, come pensa di convincere quelli che sono ancora incerti o che non volessero andare a votare? Qual è il suo messaggio da dare? Ma chi non va a votare, vota per gli altri, chi è arrabbiato e chi è anche schifato così tanto dalla politica, ne ho incontrati tanti che mi dicono: no, io non ce la faccio neanche alzarmi la mattina per andare a votare. No, se non andiamo a votare votiamo per gli altri, se non andiamo a votare non cambierà mai nulla, il destino è nelle nostre mani e non arriverà nessuno a salvarci, ci sarà una nuvoletta. Dobbiamo impegnarci in prima persona. Il voto a sovranità è un voto che sicuramente esprime la rabbia e può portarlo all'interno del Consiglio regionale, questa rabbia per dire a queste persone che ci governano e ci amministrano da tempo che non sono i padroni dell'Umbria e che ci sono tanti umbri che non abbassano la testa e che non si arrendono. Quindi per questo è importante andare a votare e per questo è importante scegliere sovranità. Gli amici del centrodestra, dico, basta con questi carrozzoni dei moderati che mettono insieme di tutto e di più. Noi abbiamo visto qui in Umbria addirittura attorno a Ricci fare la campagna elettorale insieme a Alfano e Salvini. Ecco, Ricci è riuscito in questa impresa titanica di mettere loro due insieme e secondo me è un errore gravissimo, per cui quello che dico a tutti quanti è che se davvero si vuole sostenere De Matteo Salvini, il voto va dato a sovranità, perché sovranità è quella che incarna tutto ciò che Matteo Salvini sta dicendo adesso, compreso il fatto che non dobbiamo stare nei carrozzoni democristiani, nei minestroni con Alfano e compagnia cantante, per cui va dato un segnale forte. In Umbria va dato anche alla Lega, che ha deciso in maniera errata di stare insieme a Ricci. Ecco, il voto a sovranità può spazzare via questa logica del moderatismo e i carrozzoni democristiani. Ringraziamo Simone Di Stefano, candidato alla presidenza della Regione dell'Umbria, per Sovranità Prima gli Italiani. Grazie mille a voi, arrivederci.